Liberi.tv, Riccardo Cristiano. Siamo qui oggi a Piazza Prefettura, a Catanzaro, per una manifestazione organizzata dall'SLP CISL insieme ad altre sigle sindacali, SCCGL, Willpost, FAILP, CONFSAL e UGL. Questa è una manifestazione appunto importante perché tratta appunto tematiche che chiederemo proprio ad Alfredo Santise, che fa parte della segreteria dell'SLP CISL di Catanzaro. Perché è importante essere qui oggi e soprattutto di cosa tratta questa manifestazione? Questa manifestazione fa parte di una serie di iniziative che servono a mobilitare la categoria delle poste per tutta una serie di problematiche che stanno avvenendo all'interno dell'azienda, ma quello che ci preoccupa, che preoccupa soprattutto sia i sindacati che ovviamente anche i lavoratori, è l'ulteriore fase di privatizzazione che è stata preannunciata da questo governo. Sì. Ciò starebbe a significare che nel momento in cui l'azienda dovesse essere completamente privata, sì, è chiaro che tante situazioni non sarebbero più le stesse. Ci riferiamo soprattutto a quello che ci preoccupa, è l'unicità aziendale. Questa azienda è da sempre un'azienda che comunque ha garantito dal 1860 tutti quelli che sono i servizi, i servizi che hanno caratterizzato, io credo, anche l'azienda Poste in generale, anche per quanto riguarda gli italiani che la riconoscono sul territorio. Tutto il tessuto sociale all'interno ha seguito probabilmente tutta quella che è stata l'evoluzione negli anni e anche negli ultimi tempi, con tutti i cambiamenti che ci sono stati, tutti gli adeguamenti a quelli che sono i tempi moderni, l'azienda Poste si è saputa adeguare, si è saputa anche reinventare. Sì. Ha saputo fare anche delle grandi rinunce, delle grandi battaglie. Ricordiamo che l'azienda Poste era un carrozzone di 230-240 mila persone. Sì. Oggi conta di circa 140 mila persone, è un'azienda moderna, è un'azienda sana che produce anche utili notevoli. Certo. È arrivata anche a produrre per diversi anni circa 1 miliardo di utili. Attualmente ne produce circa 500.000 e sono tutti utili che in linea di massima sono tutti, vanno a finire quasi tutti nelle casse dello Stato. Quindi questo è quello che noi non capiamo, quello che noi ci continuiamo a chiedere, come mai lo Stato si voglia privare di un'azienda sana, una delle poche aziende, sì, di proprietà dello Stato che comunque è un'azienda sana. E riteniamo appunto che l'unicità aziendale vada mantenuta, che riteniamo che l'azienda Poste, che le Poste italiane siano una risorsa e che siano soprattutto dei cittadini, quindi consideriamo appunto questo, appunto, come dicevo prima, fa parte di una delle tante iniziative che in tutta Italia si stanno svolgendo e che devono servire a mettere in luce, a portare a conoscenza di tutti quelli che non dovessero conoscere, certo, anche le forze politiche che in tanti casi, ovviamente, sono state anche distratte, sì, ecco, che come si facciano carico anche di questa problematica, perché, ripeto, l'azienda Post è un'azienda di tutti i cittadini e quindi tale riteniamo che debba rimanere. Perfetto, io ringrazio Alfredo Santise per il tempo che ci ha dedicato, gli auguriamo buona manifestazione, anche perché la piazza si sta riempiendo e tutte le sigle sindacali sono appunto qui oggi per dare il loro contributo. Grazie ancora e buona manifestazione. Grazie a voi, grazie a voi.